Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 Illustrata. La partecipazione dell'Abruzzo al Vinitaly, la più importante manifestazione fieristica internazionale dedicata al vino in Italia. In programma a Verona dal 10 al 13 aprile. 50 le aziende vitivinicole abruzzesi presenti. Verranno celebrati anche i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo. Il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, mai come questa volta l'edizione di quest'anno del Vinitaly assume una grande importanza dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di stop. Si torna a parlare di vino abruzzese anche con importanti traguardi da raggiungere. Assolutamente sì, si riparte, l'Abruzzo si presenta al Vinitaly in grandissimo stile. Sarà un'edizione questa che dal 10 al 13 di aprile, dove andremo a portare i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo con una verticale storica particolarissima. Saremo lì a presentare i successi sui mercati che ha avuto il nostro vino, saremo lì a presentare il modello Abruzzo, che è la vera svolta epocale del mondo del vino abruzzese, che ha introdotto con nuovi disciplinari tutta una serie di opportunità. Saremo lì con l'enoteca regionale con oltre 300 etichette, dove faremo tutta una serie di testing e dove incontreremo buyer internazionali di vario livello. Ci saranno dei corner legati all'enoturismo, dei corner legati alle esperienze, diciamo così, ai modelli esperienziali del vino, insomma, quindi avvicinando i territori a quelle che sono le peculiarità, e soprattutto saremo lì a esaltare questo nuovo modello Abruzzo che unisce i territori sotto un'unica forza che è l'Abruzzo. Abbiamo chiuso il 2021 con numeri positivi nonostante il Covid e siamo ripartiti nel 2022 con più 25% nei primi 2 mesi, che ci fanno ben sperare e ci proiettano anche verso quello che negli ultimi mesi abbiamo tutti chiamato ormai modello Abruzzo e che al Vinitaly cercheremo già di introdurre anche attraverso una rappresentazione territoriale all'interno del Padiglione 12, dove le 50 e oltre aziende che abbiamo nell'area consortile sono divise nei territori che poi fanno parte del modello Abruzzo. Ricorrono 50 anni dalla nascita della denominazione del Trebbiano d'Abruzzo DOC, un grande vino, una grande storia che per quel che riguarda l'Abruzzo è stato fondamentale nel corso di questi anni e che vogliamo ancora di più venga rilanciato, perché il nostro Trebbiano è un Trebbiano speciale e lo faremo con una degustazione di una verticale storica con vini che a partire dal 1973 addirittura arriveranno fino ai giorni nostri. Medico di base per i senza dimora, questa è la proposta di legge presentata dal Partito Democratico in Regione Abruzzo per il PD. Con questa legge si sanerebbe l'ingiustizia secondo la quale se perdi la casa perdi anche la residenza e di conseguenza anche l'assistenza medica. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Riconoscere ai cittadini italiani senza dimora, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali e di effettuare la scelta del medico di medicina generale. E questo è il contenuto della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico e illustrata da Dino Pepe. Proposta che permette inoltre una diminuzione dei costi a carico del sistema sanitario regionale. Oltre 60.000 cittadini italiani non hanno l'assistenza sanitaria di base, cioè non hanno il proprio medico di famiglia. Per questa ragione abbiamo presentato una proposta di legge a livello regionale, dopo l'esperienza positiva dell'Emilia-Romagna e delle Puglie, per consentire ai senza fissa dimora, parliamo di cittadini italiani, il medico di famiglia. Così facendo possiamo anche risparmiare circa la spesa, anche perché queste persone sono costrette a ricorrere al pronto soccorso e in media una prestazione di pronto soccorso costa 350 euro, invece il medico di famiglia a livello annuale costa dai 60 agli 80 euro. Da questo punto di vista la proposta di legge è un atto di civiltà e di rispetto verso i cittadini italiani che purtroppo ad oggi senza la residenza non hanno questi fondamentali diritti. In
Regione Abruzzo saranno qualche centinaia le persone senza fissa dimora, cioè senza la residenza. Per questa ragione la proposta di legge stabilisce che sarà la giunta regionale a definire il percorso di iscrizione di queste persone attraverso i servizi sociali dei nostri comuni. Domani, mercoledì 6 aprile, si terrà il convegno Io non ci casco, dedicato alla sicurezza sugli sci. Ospite d'onore sarà Alberto Tomba, il servizio di Stefano Recanati. Presentato all'Aquila, Io non ci casco, in montagna usa la testa. Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna promossa dall'Assessorato regionale allo sport e dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Un momento questo a coronamento dell'impegno nei confronti della sicurezza in montagna attraverso l'istituzione del tavolo della montagna, l'attivazione del sofisticato sistema per il distacco controllato delle valanghe attraverso cariche esplosive e del sonar Recco, entrambi per la prima volta in una regione appennina, e l'approvazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga. La regione Abruzzo si è caratterizzata in particolar modo negli ultimi tempi come un po' la madre del tavolo per la sicurezza in montagna, come artefice della ricostruzione di una cultura della sicurezza in montagna. Abbiamo avuto delle tragedie sulle nostre montagne che hanno spinto la regione Abruzzo a fare qualcosa. Momento clou della campagna sarà il convegno del prossimo 6 aprile, al quale interverranno tra gli altri il campione del mondo di sci Alberto Tomba. Tra gli argomenti, le principali novità per la sicurezza sulle piste da sci in vigore dal 1 gennaio 2022, come casco per minorenni e multe più salate. Perché fu il primo a usare il casco e il paracolpi sulle piste, anche a costo di essere preso in giro nei primi momenti. Lo ricordiamo perché è un azzurro che ha portato i colori dell'Italia all'apice della gloria in tutto il mondo. Tomba è un innamorato della neve, è un innamorato dell'Abruzzo, è un innamorato del Gran Sasso. La data scelta è significativa per la città dell'Aquila e ci offre, chiude l'assessore, lo spunto per affrontare il tema della sicurezza che deve essere prioritario per le amministrazioni pubbliche, non solo rispetto agli edifici pubblici, ma anche riguardo alla frequentazione della montagna, dove troppo spesso ci si avventura senza la giusta cultura, preparazione ed equipaggiamento. Due giorni per riscoprire le radici preistoriche dell'alimentazione in Abruzzo. A Chieti, al Museo La Civitella, convegno e degustazione sui cibi dell'età neolitica. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti promossi da Musa, l'insieme delle associazioni che curano progetti didattici e si occupano dei servizi museali per la Direzione Regionale dei Musei, il servizio di Serenia Secondi. Un viaggio nell'alimentazione della preistoria promosso da Musa, il nuovo raggruppamento di associazioni che si occupano di gestire alcuni tra i più importanti siti archeologici, storici e artistici abruzzesi, è stato un modo per riscoprire le radici della storia e della cultura dell'Abruzzo. Il primo di una serie di appuntamenti si è svolto a Chieti, al Museo La Civitella, che per l'occasione ha riaperto agli eventi pubblici dopo la fine delle restrizioni. Abbiamo deciso di trattare l'argomento in senso diacronico, quindi siamo partiti dagli albori, dalla nascita dell'agricoltura e proseguiremo poi nel corso dei prossimi appuntamenti con iniziative dedicate al mondo italico, al mondo romano, al medioevo, all'epoca moderna per arrivare infine ad D'Annunzio, quindi diciamo alla contemporaneità. Siamo una serie di associazioni, ci occupiamo di didattica museale, di percorsi anche rivolti al pubblico turistico e speriamo che con questa diciamo iniziativa si possa rinaugurare una sorta di frequentazione non più occasionale ma assidua delle nostre strutture. Il linguaggio antico del cibo si è articolato in due momenti, uno dedicato alla conferenza con degustazione sui cibi del Neolitico, l'altro al percorso didattico con la panificazione. Un viaggio iniziatico, possiamo dire, dalle prime faune preistoriche abruzzesi di cui ci ha parlato il geologo Silvano Agostini e poi con Aurelio Manzi, biologo naturalista, abbiamo invece conosciuto le specie vegetali, quelle che ci hanno poi consegnato all'agricoltura e alla rivoluzione neolitica, quindi è stato un percorso che spesso gli archeologi amano fare, cioè dagli inizi per spiegarci anche che cosa siamo diventati.
Chieti perde un imprenditore che ha contribuito con il suo lavoro alla crescita della città. Così il sindaco di Chieti ricorda l'ingegnere Ulrico De Cesare, che si è spento questa mattina all'età di 92 anni. Nonno del vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, aveva guidato l'omonima azienda edile di famiglia dagli anni 50, oltre ai tanti palazzi costruiti in tutta Italia e alle prestigiose opere. Ulrico De Cesare si era occupato del restauro di Palazzo Torlonia a Roma. La redazione di TV6 esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, al figlio Angelo De Cesare che guida l'azienda di famiglia e al vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare. Il municipio di Giulianova accoglierà cittadini e visitatori presentandosi finalmente in una veste moderna. La sua accessibilità sarà incrementata da un ulteriore stallo di sosta per i disabili posto a breve distanza dal portone, anch'esso restaurato. Vediamo il servizio. E vai! Tra le prime cose che ci hanno segnalato quando ci siamo insediati c'era l'ufficio anagrafe, che era lasciato nel più totale abbandono, con persone in coda in estate col caldo e d'inverno con il freddo sull'androne d'ingresso del municipio, che è la casa di tutti i cittadini. Oggi ridiamo dignità quindi non solo ai nostri lavoratori, che non smetterò mai di ringraziare, sia quelli che lavorano all'ufficio anagrafe, ma soprattutto ai lavoratori che hanno reso possibile fare in tempi rapidi, perché non ci dimentichiamo che con una pandemia di mezzo, con mille difficoltà, siamo riusciti, e ringrazio l'assessore dei lavori pubblici Giampiero Di Candido, il presidente del consiglio Vasanella e tutta la giunta, perché si sono impegnati affinché si realizzasse questo ennesimo obiettivo che ci eravamo posti. Quindi oggi poniamo le basi, oggi qualcuno si lamenterà che tagliamo l'ennesimo nastro. Io invece sono contento quando vedo qualsiasi tipo di amministrazione, di destra e di sinistra, che riesce a portare a casa dei miglioramenti per la propria comunità. Oggi è un miglioramento per la nostra comunità. Al sindaco nel ringraziamento, ai dipendenti che per 20-30 anni sono vissuti in un uffici che erano veramente degradati. Grazie all'amministrazione poi che ha sostenuto queste scelte, ha sostenuto, perché sono scelte molte volte anche difficili, nel senso hai dei fondi a disposizione, in città ci sono mille luoghi che fanno prestito, mille posti in cui c'è necessità di intervenire. Dobbiamo fare delle scelte, era importante dare dignità, come ha detto il sindaco, ai lavoratori. Ogni azienda deve dare dignità ai suoi luoghi di lavoro. Sofia Bevilacqua con l'inedito Nemmeno se lo vuoi e Marco Di Vita con la cover di La vita breve dei coriandoli di Michele Bravi si sono aggiudicati l'edizione 2022 del Festival della Melodia, che si è svolta domenica scorsa nel Teatro della Madonna del Rosario a Pescara. Vediamo il servizio. Sofia Bevilacqua per la sezione brani inediti e Marco Di Vita per la sezione cover vincono il Festival della Melodia, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Pescara. Siamo con il pluricampione internazionale di tennis in carrozzina, fresco reduce dalla laurea honoris causa ricevuta a Roma, Andrea Silvestrone, musicista d'altra parte. Che finale è stata? Una finale veramente molto emozionante, trovo correttissima la scelta di aver diviso le categorie delle cover rispetto agli inediti, perché gli inediti sono qualcosa di diverso, sia perché portano qualcosa che ti appartiene chiaramente a livello creativo, e soprattutto perché l'inedito, essendo inedito, non è una canzone nota, quindi non è riconoscibile subito per una giuria. Non a caso a Sanremo si canta per 5 giorni la stessa canzone per farla apprezzare, per cui chiaramente una cover rispetto a un inedito potrebbe avere un vantaggio che in realtà non meriterebbe d'avere, perché chi scrive qualcosa di suo, secondo me, ha qualche spessore artistico in più. Rispetto alle altre serate, Andrea Silvestrone, che finale è stata? È stata una finale, ripeto, diversa dalle altre per questa scelta delle categorie, il livello altissimo,
poi devo dire che ho notato, ho fatto una riflessione soprattutto sugli inediti, perché ho visto che c'è stato tutto sommato un filo conduttore che ha parlato molto di disagio giovanile, e questo si lega anche molto a quello che dicevi poco fa rispetto alla laurea honoris causa che ho ricevuto ieri, perché si legano soltanto alla mia carriera sportiva e quello che sto facendo nel mondo come tennista, ma anche a come io trasformi lo sport come messaggio nel sociale, in questo caso proprio nella lotta contro il bullismo. Stasera ho visto una grande espressione di questo disagio attraverso la musica, ma la musica può esorcizzare, può liberare e può aiutare, così come lo sport. Quindi stasera abbiamo avuto una grande lezione. Cresce l'attesa a Pescara per l'arrivo del Giro d'Italia di ciclismo per la tappa del 17 maggio. La Pescara Jesi, tante le iniziative previste a supporto, con il Villaggio Rosa che sarà allestito in Piazza Salotto. Fra i testimonial della tappa pescarese, l'ex vincitore del Giro, Stefano Garzelli, ascoltiamolo. Stefano Garzelli è stato il primo a vincere questo trofeo senza fine nel 2000, è sempre bello parlare di Giro d'Italia, parlare di ciclismo. Siamo a Pescara, che vivrà giorni importanti da questo punto di vista. Beh sì, chiaramente, innanzitutto sono sempre un orgoglio per me avere il primo trofeo senza fine del Giro del 2000, quindi a parte che reputo il trofeo il più bello del mondo per qualsiasi evento sportivo. Pescara sì, tanti ricordi, tante presenze, c'è questa tappa Pescara Jesi, difficile anche da gestire per i big, contrabocchetti, poi comunque il giorno prima si arriva da una tappa difficile, quella del blockhouse, una tappa dura dove sarà il primo spartiacque per la classifica, sarà la nona tappa, quindi sicuramente qui in Abruzzo due tappe veramente molto molto interessanti. Abruzzo, terra di ciclismo, hai ricordato il blockhouse, la tappa di Pescara, c'è grande passione per le due ruote in questa regione? Sì, chiaramente. Poi sai, essendo stato diversi anni in una squadra abruzzese, conosco molto bene la passione, il territorio che porta anche a poter fare dei giri fantastici con salite uniche, e quindi posso dire che la passione poi in questi ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale, quindi il ciclismo deve anche sfruttare questa grandissima passione che continua da sempre per poter fomentare ancora di più, quindi penso che anche per la per Pescara avere una tappa del Giro d'Italia è una festa, perché il Giro d'Italia è una festa e in più c'è anche un grandissimo evento sportivo. Una festa, il Giro d'Italia resta l'appuntamento più importante in ambito sportivo nel nostro paese. Ma io penso di sì, io dico sempre, io ho corso 18 giri d'Italia, in questi ultimi anni con la Rai ne ho fatti altri 9, quindi questo dovrebbe essere il mio 27esimo giro d'Italia, e sulle strade del giro anche chi non è appassionato di ciclismo è lì alla partenza o all'arrivo o lungo tutti i chilometri del giro, quindi per me è un qualcosa di unico. Quando correvo ti veniva la pelle d'oca solo nel stare lì pedalando, quindi io posso dire che i corridori sono dei privilegiati della vita, perché hanno la fortuna di poter essere i protagonisti del Giro d'Italia, di questa grande festa, e poter anche magari qualcuno essere là in maglia rosa nell'ultima tappa con questo trofeo senza fine. E siamo così dentro la pagina dello sport, parliamo ora degli ultimi sviluppi in casa Pescara, perché nella tarda mattinata è stato esonerato il tecnico Gaetano Auteri, il nuovo allenatore sarà Luciano Zauri, si attende soltanto l'ufficialità, il servizio. Il Pescara a Luciano Zauri, il cambio della guida tecnica della quale avevamo parlato già nel primo TG di ieri e rilanciato in serata nel corso della trasmissione replay, si è materializzato nelle ultime concitate ore. Nella tarda mattinata è arrivato l'esonero di Gaetano Auteri, che oltre alla nuova flessione delle ultime tre partite, con il culmine raggiunto con la sconfitta di Lucca, paga l'essere tornato in confusione nelle scelte e aver perso polso e controllo del gruppo. A dispetto delle poche dichiarazioni di circostanza, la dirigenza, il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Matteassi, si stavano già muovendo per trovare le alternative, il tutto mentre lo stesso Auteri dirigeva ieri pomeriggio al Poggio il primo allenamento settimanale. È parso subito chiaro che il primo obiettivo fosse Luciano Zauri, anche se la foto raccolta e mostrata ieri nel corso di replay di Enrico Rocchi mostrava il direttore sportivo Matteassi a colloquio in un ristorante di Carzoli con l'ex CT dell'Under 21 Gigi Di Biagio. Ancora sotto contratto col Bologna, al
allenato la primavera la scorsa stagione, poi avvicendato da Vigiani, Zauri ha dovuto prima risolvere l'accordo con il club felsineo prima di firmare col Delfino, a breve l'ufficialità. Già nello staff di Oddo, ai tempi dell'ultima promozione in Serie A, Zauri ha poi allenato il Pescara nella stagione 19-20, fu chiamato in estate per sostituire Pillon, non fu una stagione facile, un mercato non completo per il suo 4-3-3, poi col lavoro la squadra fu rimessa a posto trovando nell'asse Galano-Macin la sua forza. Nella gara di Livorno i contrasti con Memusciai facevano emergere dei contrasti nello spogliatoio che lo indussero alle dimissioni il 20 gennaio 2020 dopo la sconfitta con la Salernitana prima di ritorno, un evento che col senno di poi ha segnato il crollo dei risultati di un Pescara retrocesso due volte sul campo e ora lasciato da Auteri in C al quinto posto dopo 35 giornate. Tre partite per rilanciare il Pescara, sperare nel quarto posto e in playoff all'altezza della situazione e curiosità per vedere come lo stesso Zauri gestirà il rapporto con un senatore come Memusciai che ritrova a distanza di 2 anni in uno spogliatoio rinnovato da allora con l'eccezione, oltre che del predetto Memusciai, di Mirko Drudi. E siamo alla strettissima attualità perché Luciano Zauri è nel quartier generale del Pescara, all'EKK Hotel, dall'esterno del quale troviamo anche Paolo Renzetti, che saluto. Buon pomeriggio Paolo, a te. Sì, grazie Andrea, un buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Siamo all'esterno dell'Ecco Hotel, sede del ritiro del Pescara per quanto concerne questa stagione. All'interno già da alcune ore c'è il nuovo allenatore del Pescara Luciano Zauri, a colloquio con il direttore sportivo Luca Matteassi, c'è anche il team manager del Pescara Francesco Troiano, il segretario generale Luigi Gramenzi, non c'è invece il presidente della società biancazzurra Daniele Sebastiani. Dicevi bene, società che si era subito mossa dopo la sconfitta di Lucca ieri, questo colloquio con Luigi Di Biagio, il mancato accordo, la decisione di richiamare Luciano Zauri che questa mattina primo mattino proprio si è messo in viaggio per Pescara per raggiungere proprio il quartier generale della società biancazzurra. Zauri è all'interno da poco più di 2 ore, però si attende ancora l'ufficialità perché ci diceva prima, microfoni spenti, il direttore sportivo Matteassi deve prima chiudere il suo rapporto di lavoro con il Bologna Calcio, contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Nel pomeriggio la squadra si allenerà e a dirigere la seduta dovrebbe essere il vice di Gaetano Auteri Del Grosso, dunque si attende a questo punto solo la classica fumata bianca, l'ufficialità per il ritorno del 44enne tecnico di Pescina sulla panchina del Pescara a distanza di 2 anni. All'interno ovviamente alle mie spalle dell'Ecco Hotel ci sono anche i giocatori biancazzurri che tra poco si sposteranno proprio al Poggio degli Ulivi per la seduta pomeridiana dell'allenamento che ovviamente non sarà diretto da Gaetano Auteri che ufficialmente non è più l'allenatore del Pescara già da questa mattina, quando era stato comunicato ufficialmente attraverso un comunicato il suo esonero da parte della dirigenza biancazzurra. Dall'Ecco Hotel è tutto, linea a te Andrea. Grazie Paolo, se ci saranno sviluppi o possibilità di raccogliere dichiarazioni entro la chiusura del TG torneremo da te. Grazie per ora, noi proseguiamo con il nostro notiziario, sempre Serie C, con i 3 punti con la Carraresi, il Teramo ha di fatto blindato la salvezza, il giovane difensore Angelo Ndreka è soddisfatto di essere tornato in campo domenica scorsa a distanza di un paio di mesi, ascoltiamolo. Sì, fondamentale perché allunghiamo, siamo 6 punti sopra i play-out, mancano 3 partite, ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo che ci siamo prefissati tutti quanti nello spogliatoio un paio di mesi fa, che è quello della salvezza. Chiaramente è bello, è appagante, ti fa sentire appagato perché, come avete detto prima, ho fatto 2 o 3 mesi a non giocare. Però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al 100%, sempre in attesa di una possibilità. Poi ringrazio tantissimo il mister della nazionale albanese Under 21 che mi ha chiamato 2 settimane fa, sono andato lì, ho giocato e adesso mi è stata data la possibilità anche qui. E ho cercato di mettere tutto quello che avevo in campo per aiutare la squadra a vincere la partita e a prendere i 3 punti. Con una difesa a 5... col 3-5, 3-4-3, 3-5-2, insomma indifferentemente,
sono 10 metri più avanti, invece con la difesa 4 ho compiti più difensivi, invece io per tipologia di calciatore che sono amo di più attaccare che difendere e quindi con A5 mi trovo molto 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 meglio. È stata un'annata che mi ha insegnato tanto. Come prima esperienza tra i professionisti ho imparato davvero tantissimo, poi Teramo è una piazza molto molto bella, i tifosi, io non, a Olbia non c'ero perché ero in nazionale, ma c'erano tifosi pure a Olbia, quindi è stata un'annata che, da cui ho imparato tanto ed è una piazza veramente molto 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 bella. Cambiamo ora disciplina, parliamo di pallavolo, giornataccia per l'ABBA Pineto che perde in 3-7 a Fano, questo per quanto riguarda il campionato di A3, Pineto che resta al secondo posto ma ora ha l'ostacolo Grottazzolina da battere per tenere la piazza d'onore. Giovedì la Sieco Ortone invece si gioca la salvezza diretta in A2. Sergio Zappalorto. Differito come noto a giovedì il match salvezza con il Castellana Grotte, ore 20:30 Ortone, ingresso 3 euro, la Sieco spera nei successi di Cuneo a Portoviro e Santa Croce col Siena, potrebbe accadere di tutto. In A3 pesante rovescio di un irriconoscibile ABBA Pineto a Fano, un 3-0 schiacciante anche nei parziali e gara da confinare in un archivio, prima possibile. Si resta secondi ma bisognerà battere domenica nell'ultima l'inarrestabile capolista Grottazzolina. L'Altino si arrende pure in coda un match per lunghi tratti equilibrato alla forza e la qualità di un Vicenza esplosivo nel terzo e quarto set. In B maschile perde di nuovo l'Alba, ma ben altro dolore affiora in casa Paglieta che scivola sul campo dell'ultima, il Marino, sia pure nel contesto di uno scontro combattutissimo che però impedisce ai ragazzi del Presbitelli di scavalcare il Pomigliano e inserirsi nell'area verde. In B1 femminile una strepitosa Teatina cede senza la Corradetti, con una panchina cortissima e tanti problemi, al tiebreak alla capolista Perugia che solo in rimonta dall'11-13 al 15-13 vince soffrendo. Complimenti che valgono solo un punto alle neroverdi nelle belle immagini robertiane che avrebbero strameritato di ottenerne almeno due. In B2 il derby va, tranne un set combattuto come previsto in discesa, al Teramo che liquida un Gada Pescara 3 ancora rimaneggiatissimo e con in campo tante under. In evidenza il trio Vivien di Diego, Mazzagatti di Carlo, ma tutta la squadra della Corzo si conferma solida. Niente da fare per la Cetias Montesilvano che, avanti per 1-0, ha poi ceduto a Bari, capo interno della Dannunziana nonostante un buon avvio con il forte Fasano. Per le nostre abruzzesi, fatta eccezione per il Teramo che resta provvisoriamente in testa, si mette male. Ad alto rischio retrocessione. Il tripode degli Special Olympics, i giochi nazionali estivi di Torino 2022, giunti alla 37esima edizione, è arrivato questa mattina a Pescara, accolto da atleti e studenti in festa in piazza Salotto. Vediamo. La Torch Run, corsa della torcia, sta attraversando in questi giorni l'intera penisola e rappresenta l'occasione per annunciare l'arrivo di un grande evento, preparando le comunità nazionali ad accogliere gli atleti che parteciperanno all'evento di Torino 2022. In Abruzzo, dopo aver toccato lunedì 4 aprile la città dell'Aquila, la Torch Run degli Special Olympics è arrivata questa mattina a Pescara in piazza della Rinascita, prima di approdare il 6 aprile a Sulmona. È una mattina meravigliosa, c'è il sole, c'è la gioia di questi studenti, c'è la gioia di questi atleti, sono veramente un messaggio di positività, di voglia di ripresa, la rivincita della vita in un momento storico un po' duro per tutti. Lo sport è stato sempre veicolo di pace e oggi lo deve essere ancora di più. Lo sport si fa carico di un messaggio, di un significato grandissimo in questo senso e oggi tutti i ragazzi sono qui con questo scopo, la pace, la fratellanza, l'uguaglianza e soprattutto la voglia di ricominciare a vivere con il sorriso. Tu che hai raggiunto grandissimi risultati nello sport, hai vinto le medaglie olimpiche, cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Mi sento di dire di inseguire il proprio sogno, di fare dello sport la propria compagna di vita, ma non per vincere medaglie o per raggiungere risultati, certo se quelli arrivano bene, ma per godersi il percorso, perché è quello che a distanza di anni rimane nel cuore, è quello che insegna, è quello che cambia. Quindi vivere a fondo il proprio percorso di atleti e di ragazzi e cercare di trarne il più possibile insegnamenti, come delle spugne.
Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Proteramo, curata da Jacopo Forcella, e vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con il nostro TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.